La Beach Arena del Santa Fe di Catanzaro Lido ci ha regalato un colpo d'occhio da brividi. Migliaia di persone assiepate sugli spalti si sono sgolate per sostenere le squadre protagoniste di una tappa indimenticabile. Non solo gli appassionati di sempre beach soccer, tra la folla abbiamo visto intere famiglie, bambini e donne godersi un pomeriggio di sport in completa serenità. È bello beach soccer. Sì, sì, è uno sport bellissimo che conosco da pochi anni e non lo lascerò più. È veramente eccezionale, è unico. Allora, un grande saluto alla FIGC Beach Soccer, Lega Nazionale Dilettanti, che sono venuti in Calabria e non è poco, un posto straordinario. È uno sport fantastico perché si può esprimere il massimo di fantasia, di creatività, di acrobazia. Qua vedi gol che magari su un campo di calcio fai fatica a vedere. E poi ci sono veramente delle individualità straordinarie, anche se sono ragazzi che non hanno già giocato in Serie A o a grandissimi livelli, però sulla sabbia sono molto più forti magari di noi che abbiamo giocato, e quindi sono venuto qui a divertirmi. È questo che piace alla gente ed è questo che ogni stagione la Serie A Enel offre al popolo dell'estate. Una partita si decide in un istante, l'estasi del gol sospesa in un frangente e il Catania fa suo il big match col Terracina, dopo una sfida vero e proprio spot del calcio da spiaggia. In questo turbinio di emozioni ne approfitta l'Igreco Catanzaro, che rifila un passivo tennistico al Panarea nel derby calabrese, balzando così in testa alla classifica. Sorride anche la Belpassese, che coglie la prima vittoria stagionale, con una sfortunata Lamezia Terme. Al di là dei numeri, niente è deciso, tutto è ancora in equilibrio. La tappa di Catanzaro Lido ci ha confermato che il futuro sorride al beach soccer. We'll be right back.